Ciao! Bentornato al programma TV di oggi con notizie come Carlotta Mantovan è stata la bellissima sorpresa di Milly Carlucci in occasione della puntata inaugurale della nuova stagione di Ballando con le Stelle. Il pubblico ha provato emozioni forti. E, sempre uno struggente amarcord vederla in TV. E, struggente vederla negli studi della Rai che per 40 anni sono stati la casa del suo Fabrizio e lo è ancora di più vedendola accanto a Milly Carlucci, l'amica e collega con la quale Fabrizio ha condiviso i suoi più grandi successi televisivi. Non c'è nulla da fare. E, stato, è e sarà sempre così quando Carlotta Mantovan viene ospitata in TV. E, impossibile. Rivedendola, non ricordare con profonda emozione Fabrizio Frizzi, con il quale lei ha condiviso buona parte della sua giovane vita, il padre di sua figlia, nonché indimenticabile protagonista della nostra televisione. Ed anche sabato scorso è stato così. La scelta di Milly Carlucci di avere Carlotta Mantovan nella prima puntata dell'edizione numero 17 di Ballando con le Stelle nel ruolo di ballerina per una notte è stata apprezzata da tutti, perché tutti, quel 26 marzo 2018 abbiamo perso qualcosa. Il giorno della scomparsa di Fabrizio Frizzi non se ne andava soltanto il conduttore televisivo più amato, ci salutava per sempre un uomo gentile, quasi d'altri tempi, educato e sempre sorridente. La sua assenza sembra pesare ancora di più oggi dinanzi ad una televisione spesso urlata, volgare, senza idee. Carlotta Mantovan, nello studio di Ballando con le Stelle, ha regalato un momento di dolcissima nostalgia. Lei che aveva anche intrapreso una carriera televisiva prima conducendo la rubrica Tutta Salute al fianco di Michele Mirabella e poi il programma Portobello, insieme alla sua amica del cuore, e di Fabrizio Frizzi, Antonella Clerici. Ma tutto ciò riguarda il passato di Carlotta Mantovan. Ma qual è il suo presente? Il presente di Carlotta Mantovan non ha più nulla a che fare con il mondo dello spettacolo. Da quel punto di vista tutti i fili sono stati tagliati. Il suo presente è fuori dall'Italia, più esattamente in Francia. E, lì infatti che vive da qualche tempo insieme alla figlia avuta da Fabrizio Frizzi, Stella che oggi ha 9 anni, come ci ricorda Today. It, non si sa molto di più della giornalista ed ex modella. La riservatezza è sempre stata la linea guida della sua vita e lo è diventata ancora di più dopo la nascita di Stella e la prematura scomparsa di Fabrizio Frizzi. La sua vita ruota, ovviamente, tutta attorno alla sua bambina, che frequenta la quarta elementare e di lei sua madre ha confessato che Stella non ha preso da nessuno dei due sul ballo, ama ballare e canta benissimo come il suo papà. Magari tra qualche anno vedremo Stella Frizzi brillante showgirl in qualche programma di successo. Soltanto a scriverlo emoziona. Nostalgia canaglia. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire. Mettete mi piace e commentate. In particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video!